Fantastic Mr. Fox è un lungometraggio d'animazione del 2009 diretto da Wes Anderson. Wes Anderson è uno dei registi americani più noti, nasce negli anni 60 a Houston, in Texas. Da piccolo voleva diventare scrittore, ma ben presto comincia a girare qualche piccolo cortometraggio muto con la Super 8 di suo padre. Dopo la laurea in filosofia, conseguita all'Università del Texas, dirige un piccolo cortometraggio, Bottle Rocket, insieme ai fratelli Wilson, all'epoca sconosciuti, Owen, Andrew e Luke. Il cortometraggio piacque molto al produttore James Brooke e così iniziò la carriera di Anderson. I suoi film più famosi sono Moonrise Kingdom, I Tenenbaum e Grand Budapest Hotel. Wes Anderson ha uno stile personale molto definito, che ricorda la pittura, grazie anche all'uso di colori pastello molto accesi e di una certa geometria delle inquadrature. Le sceneggiature e la conduzione degli attori sono spesso sopra le righe, teatrali, spesso surreali. Fantastic Mr. Fox segna il primo lungometraggio d'animazione per Wes Anderson e il primo tratto da un romanzo. Fu più un esperimento, ma ben riuscito perché da subito conquistò pubblico e critica. Nonostante la storia sia tratta dall'omonimo romanzo di Dahl e che Anderson sceglie appunto la tecnica stop motion, lo stile e la regia rimangono chiari e tangibili. Anderson non si snatura, ma non snatura nemmeno la storia di Dahl, e questo equilibrio, difficile da trovare, porta al successo di questo film. I protagonisti sono la famiglia Fox, famiglia di volpi. Il padre è un giornalista insoddisfatto e segretamente un ladro. La moglie dipinge. Il figlio Ash sente di non essere all'altezza del padre. Mr. Fox, sfidando gli umani, metterà a repentaglio la famiglia e la comunità, ma sarà proprio Ash a essere determinante e a salvare la situazione. Vi ricordo che Mr. Fox è disponibile a prestito gratuito presso il centro di audiovisivi. Grazie.